Siamo in una giornata di fine gennaio, le temperature sono quasi primaverili e ci troviamo lungo la via dell'acqua a Santa Giustina con una guida d'eccezione, archeologo e sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella, che ci spiegherà perché questo è un posto prezioso, conosciuto dagli abitanti di Santa Giustina, però forse poco dai turisti della Valbelluna. E poi alla fine ci darà anche un piccolo contenuto bonus per proseguire questa passeggiata, no? In un posto speciale. Speciale, ok. Allora, la Via dell'Acqua è un sentiero che parte dalla parte bassa del comune e porta appunto dal Piave alla montagna, verso all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Un percorso che si snoda lungo la roggia di Gnan Salzan, una roggia artificiale che parte fino dal 1300, che ha alimentato sempre tutta la parte dei mulini, la parte degli opifici, dei folli e anche dei famosi magli e delle fucine di Santa Giustina, di cui anche il simbolo è appunto la ruota di un mulino. È un percorso dolce in mezzo alla natura, totalmente avulso da pericoli e pieno di anche rumori, suoni, suono dell'acqua. Il tema dell'acqua tanto caro a Santa Giustina è a quello che sono la storia che lega questo paesaggio alla natura e all'uomo. La storia lega Santa Giustina e queste che erano le rogge a Venezia in qualche modo, no? Ovviamente i traffici sia del Piave che delle produzioni artigianali e artistiche legate alle spade, ai tanti prodotti che venivano realizzati nel territorio, partivano da questi percorsi e si snodavano attraverso il Piave verso Venezia, quindi il rapporto con Venezia è stato molto veloce, molto vicino. Quindi questo si può poi proseguire per diversi chilometri e volendo poi si arriva in un posto speciale, il mulino di Santa Libera, un mulino del 1500 completamente ristrutturato, funzionante, quindi potete vedere come viene fatta la farina, come viene prodotta tutte le cose ancora a ruota di pietra, ma anche al primo piano una ricostruzione di quello che è i processi di produzione di una spada, fino dal minerale fino all'oggetto finito, sia per i più piccoli che per i più grandi, lungo la ciclabile Belluno Feltre Monaco Venezia. Perché questo era un luogo di intensa produzione delle spade, no? Era uno dei primi luoghi protoindustriali di livello bellunese. Ok, dalla Via dell'Acqua è tutto, Ivan, grazie. Se cliccate e vi iscrivete alla newsletter potete restare aggiornati su tutti i contenuti che realizzeremo all'interno del portale Piave Rivers Holiday.